Ciao a tutti, sono Mark e benvenuti a questo Laika Academy Discovery in Venice. Saranno 3 giorni molto intensi in cui andremo alla scoperta non solo della fotografia, ma anche di Venezia, della storia e degli aneddoti di questa bellissima città dove io ho la fortuna di vivere. Venite con me a scoprire Venezia. Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Venezia, in particolare siamo al mercato di Rialto in compagnia di Laika e di Mark, uno dei fotografi certified by Laika. In questo video cercheremo di mostrarvi tramite un backstage cosa succede durante un workshop di Laika, in particolare alla scoperta di Venezia per fare street photography. Tutti i partecipanti avranno una Laika M10 o una Laika Q a loro scelta e gireremo per Venezia in compagnia appunto di Mark, che ci spiegherà le zone più nascoste di Venezia e come catturare al meglio questa incredibile città. Qui in particolare ci troviamo a fianco a Canal Grande, dove arrivano le barche contenenti il pesce. I proprietari delle bancarelle del pesce si posizionano qua con i loro bancali per far sì che così i barcaroli gli caricano il pesce appena pescato fresco e loro possano esporlo in mezzo al ghiaccio. Ed è molto particolare, siamo qui circa alle 6:30 del mattino per vedere appunto l'arrivo del pesce. Il nostro workshop adesso è un attimo in pausa, ci ha dato circa 2 ore libere per girare un po' Venezia e provare le Laika appunto che ci hanno dato in prova durante il workshop. Adesso ne abbiamo approfittato per venire in piazza San Marco, che sono ancora le 8 del mattino, è abbastanza deserta e abbiamo l'occasione di vederla con meno bordello e turisti del solito. Esploriamo un po'. Mark ci sta portando in uno dei posti veramente nascosti di Venezia che, nonostante ci sia stato diverse volte, non conoscevo, e ci sta anche spiegando dove poter trovare la composizione migliore e come costruire l'immagine migliore con degli elementi particolari della zona in cui ci porta. Veramente interessante. Nella giornata di oggi continuiamo a girare per Venezia, ci siamo svegliati alle 6 ancora per apprezzare la città quando ancora tutto dorme, la città è spenta, è vuota, per vedere meglio tutte queste viette deserte e capire meglio l'architettura del posto. E invece la cosa più interessante è stata, man mano, attraverso a Mark e ovviamente anche a Laika, che ci ha permesso di essere qui, di conoscere tutte appunto, le vie più nascoste e di vederle pian piano animarsi, la città che pian piano si sveglia, a viverla a pieno. Ed è stato veramente divertente. Grazie alla Q2 e alla M10, macchine incredibili per la street, abbiamo avuto modo di appunto esplorare questa tecnica fotografica con anche i preziosi suggerimenti appunto di Mark, che ci ha fatto da guida non soltanto nel esplorare la città ma anche nel raccontarci aneddoti
e cose molto interessanti di questo splendido posto. Noi ora continuiamo la nostra visita per la città a fotografare.